Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Ave Maria. Ave Maria. Domandiamo a Maria la fortezza nella fede. Maria Santissima, al vedere come i nostri giorni tante povere anime ingannate dalle insidie del demonio corrono precipitose dietro le tenebre dell'errore abbandonando il lume della vera fede, ci affligge tanto. Mente illumina, splenda su noi il tuo raggio, prima che yeah.
Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò. Caratterizzi per questo impegno che ognuno di noi ci mette ad eliminare quelli che sono le insidie della divisione. Dove c'è divisione non si cresce. È necessario che ognuno faccia la sua parte per creare quell'unità necessaria. So l'unica verità che per noi cristiani abbiamo detto è una persona, Gesù Cristo. È Lui che ci dice: io sono la via, la verità e la vita. E perciò la nostra crescita nella fede è sempre orientata verso questa consapevolezza. Oh Signore, Tu che sei grande nell'amore, sii presente assieme a Maria in ogni famiglia. Benedici i nostri parenti, amici e amici, ricompensa chi ci ha fatto del bene, fa che i fanciulli e i giovani crescano nella tua amicizia. Preghiamo. Salve il tuo popolo, Signore. Nella tua messa, la
con voi. E con il tuo spirito. Affidiamo alla Madonna la zona di Santa Lucia. Lui onnipotente e santo, lui abbatte i grandi dai troni e solleva dal fango il suo umile servo, sempre amore grande per ciascuno dei suoi figli, le illumina il cammino. Passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metta a noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
la misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo. Salve, re dei Giudei. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Festa della visita di Maria Santa Elisabetta chiude il mese di maggio. Come dire che la Madonna continua ad operare. Si chiude un mese a lei dedicato per aprire la sua testimonianza di fede nella Chiesa. Una testimonianza di fede che non avrà mai fine. Sono testimonianza tutti i santuari e tutte le chiese intitolate alla Vergine Santa. Il nostro santuario occupa un posto tutto speciale di Capodorlando. Oh Maria, tu conosci i nostri desideri, conosci le nostre ansietà, preoccupazioni. Vogliamo deporle ai tuoi piedi, perché tu come mamma celeste sappi confortarci quando è necessario e sappi spronarci quando è altrettanto necessario. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra. Oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Avete protetto e difeso i vostri figli. Guardate con occhio di affetto materno anche questa povera creatura che fiduciosa a voi si rivolge. Lo so, non ho meriti che rendono efficace la mia preghiera,
ma ora l'anima mia è pentita di aver dato ascolto alle lusinghe del demonio, del mondo e della carne. E per vostro mezzo, Maria di Capodorlando, desidero ottenere dal vostro Gesù il perdono delle mie colpe. Vedete, o Maria, in quante angustie ora mi trovo. A voi ricorro, confortatemi, e dal vostro Gesù fate che mi venga la forza di tutto sopportare in penitenza dei miei peccati. Avrei bisogno di una grazia speciale. Se vedete, o buona madre, che questa gioverà all'anima mia, domandatela a Gesù per me. O Santa Vergine di Capodorlando, tanti sono ricorsi a voi e furono esauditi. Non vogliate rifiutare la mia povera preghiera. Grazie ad ognuno di voi per questo amore che avete verso la Madonna. La benedizione di Dio ci accompagni, infonda nel nostro cuore la pace e la serenità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Io pensavo che faceva così. Allora che fai parte? Guarda, sto scimbordando. E siamo al buio. Ci